Signore e signori, finalmente siamo in una location che si può dire uno studio privato, in quanto siamo in uno studio del noto artista Gaspare Caramello di Ventimiglia. Infatti siamo qua nel suo studio di lavoro, dove lui ha, oltre che le opere, procede nel suo lavoro che è molto intenso. E vorrei chiedere a lui come sta andando la sua attività. La sua attività è molto, parte da lontano, perché sono anni che lui opera nel campo dell'arte, e vogliamo sentire i suoi sviluppi. Tu, ciao Gaspare. Come va? Tutto bene? Ecco, Gaspare, io stavo dicendo che tu sono anni che lavori nel campo dell'arte. Ma Voi, allora, se posso ecco. raccontare il debutto. Il debutto è stato nel 1969, in pieno periodo post-sessantottino, in cui l'arte aveva un significato anche di contestazione, ovvero di portare un messaggio al di fuori di quello che era propriamente la valenza estetica. Perché? Perché si credeva e si crede tutto, cosa di cui credo tuttora, che l'arte possa migliorare e possa portare a un mondo nuovo che sia più umano e più in linea con quello che dovrebbe essere la vita degli uomini, non più un mondo meccanicizzato in cui l'individuo è strumentalizzato dal sistema, bensì un mondo in cui l'uomo è liberato dal sistema e vive in una società che gli permette di realizzare se stesso, la sua interiorità, la sua spiritualità e i suoi bisogni. Ecco Gaspare, io sto guardando le tue opere, però il tuo lavoro artistico parte da lontano, quindi tu sei un figlio del 68, ci vuoi descrivere dove i tuoi esordi artistici, con i tuoi concetti artistici? Allora, il mio esordio artistico è stato nel campo dell'action painting, ovvero dell'informale, che è, diciamo, a metà degli anni del 69. Nel 1969 io sono partito facendo opere astratte di tipo gestuale, gettando la pittura sulle tele. Però subito dopo, nel tempo di 2 o 3 mesi, ho studiato quelle che erano le espressioni più contemporanee, perché l'arte dell'action painting poi in fin dei conti risaliva alla fine degli anni 50 e al debutto degli anni 60, era appena nata l'arte concettuale e mi sono dedicato all'arte concettuale. Ecco, descrivici un po' l'arte concettuale perché tanti la conoscono, però vogliono entrare nei particolari. Cos'è? L'arte concettuale è un'arte ben precisa in cui chi viene privilegiato rispetto al prodotto finito è il concetto, ovvero l'idea creativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'oggetto di per sé stesso non è l'opera artistica, però l'opera artistica è il processo mentale che l'ha creato. O l'oggetto diventa un qualche cosa che è all'interno di questo messaggio e che ne fa Ecco, tu controllo. hai fatto delle esperienze dirette, mi dicevi, a Ventimiglia. Allora, diciamo che la prima installazione concettuale che ho fatto qui a Ventimiglia, ma che sicuramente è la prima anche in tutta la Liguria, ha una data ben precisa, che è l'8 dicembre del 1969. Io nell'8 dicembre 1969 ho fatto un'installazione che si chiamava Zaneiro, ovvero sono andato con un passo da muratore, con un chiodo e ho piantato un chiodo sul muro di una casa, di quelle belle case bianche dei pescatori, da pescatori dei borghi pescatori liguri, in riva al mare su questo muro, e questo chiodo diventava allo stesso tempo non soltanto espressione di essere chiodo di per se stesso, bensì diventava anche una meridiana perché calcolava con l'ombra il giro del sole. Tutta l'opera era corredata da un contorno creato dai miei amici e dai miei compagni del collettivo studentesco del liceo, che consegnavano ai passanti, mentre io realizzavo l'opera, un ciclostile, perché ai tempi c'erano i ciclostili, in cui si parlava del concetto rivoluzionario dell'arte. Poi, dopo quella, la cosa più importante che ho realizzato è stato nella fine, nell'estate del 70, una nuova installazione che si chiama Basket, e lì ho sovvertito quello che è il principio del raidimento di Duchamp, ovvero il raidimento di Duchamp consistiva nel prendere un oggetto dalla vita quotidiana, porlo nel museo e farlo diventare opera d'arte in quanto che l'oggetto stesso era collocato in un luogo deputato all'arte. Io cosa ho fatto? Sull'onda della pop art di Rauschenberg e di questi artisti che recuperavano gli scarti della civiltà industriale, ho recuperato alcuni scarti della civiltà industriale, ovvero una ruota di triciclo, una borsa di plastica, queste cose lì, e ho realizzato un canestro da pallacanestro. Invece di portarlo nel museo, il canestro, che non era un canestro, ma era un'opera d'arte perché era fatta sul criterio della pop art Certo. rauschenbergiana, l'ho piantato su un muro e ci siamo messi a giocare a pallacanestro sotto. Quindi ho Bellissimo. defunzionalizzato l'opera d'arte, al contrario di quello che faceva Duchamp. Duchamp prendeva l'oggetto, lo metteva nell'opera d'arte, io prendevo l'opera d'arte e
la facevo diventare oggetto, la mettevo nel campo di pallacanestro e ci giocavamo a pallacanestro. Sì, quindi l'arte a disposizione della cittadinanza come anche come sistema di Sì, pratica. un concetto mentale, ecco, e a quei tempi era stata probabilmente stata la prima e l'unica opera di sovvertimento del Ecco, ready-made, però e l'ho poi chiamato non ecco, ready-made. l'arte cosa c'è di bello che è in continuo movimento. Infatti, tu mi hai Allora, descritto degli anni 70, però velocemente siamo agli anni 80, dove io sto guardando il tuo strumento di lavoro che è il computer, giusto? sì, Gaspar, adesso diciamo questo, che come sei arrivato? l'opera d'arte si evolve, e come, si evolve non soltanto come espressione artistica, ma si evolve soprattutto come mezzo di produzione. Già nel 1974 Argan diceva che fra 20 anni l'arte non sarà più fatta col pennello e con la tela, ma sarà fatta in altri modi, con altre tecnologie. Tu hai anticipato i tempi in Io ho maniera. anticipato i tempi, ho creato una serie di correnti d'arte contemporanea legate al digitale. La prima, che debutta nel 2000, è l'Action Pixeling. Adesso qui, se vuoi, ti faccio vedere qualcosa sul Certo. coso, sul computer. Andiamo a cercarlo. Quindi siamo agli anni Vedi? 80 con Queste questi qui nuovi sono, sistemi evolutivi. sì, Ecco. sono fine anni, no, questi qui sono già dati fine anni 90. Questo qui Perfetto. è l'astratto, l'informale, il Pollock, fatto col computer. Bellissimo. Poi Certo. da lì invece ho creato, questa qui è un'altra data del 2007, un'espressione artistica completamente nuova che si chiama arte transconcettuale. Ecco, questo mi interessa L'arte molto. transconcettuale significa andare a creare un'immagine artistica partendo dall'immagine del reale, che è una fotografia, o quello che vogliamo, e tramite l'azione del computer farla diventare opera d'arte. Questa cosa l'ho chiamata transconcettuale perché viene dopo il concettuale, attraversa l'esperienza concettuale per mischiare l'esperienza concettuale all'esperienza artistica Digitale. contemporanea fatta come il digitale. È una cosa molto complessa perché sull'immagine non bisogna lavorarci in maniera semplice, cioè bisogna lavorarla in tanti modi, in tanti aspetti, È in un tante esempio. cose. Ad esempio, faccio vedere una cosa molto interessante. Vedete, Devo signori, in andare. diretta Gaspare Calamano ci sta guardando, ci sta mostrando una delle sue opere cosiddette del Adesso transconcettuale. queste cartelle sono tutte cartelle di Tutte opere che ho cartelle di opere cominciato d'arte di a Gaspare Caramello, che fare. potete Andiamo a andare a vederne vedere nei suoi una, siti. Ecco, se riesco a trovarla, che è molto significativa. Vedi, qui ne abbiamo tantissime. certo. C'è ad esempio questa che è molto bella, poi me l'hanno copiata molti artisti. Questi sono dei rami di ciliegio in fiore che grazie al digitale diventano addirittura una specie di Ecco, tu dicevi trince. appunto che c'è questo tentativo di copiare, ma anche perché oggi i Ecco. Sono sistemi tanti. di uso fotografico si sono moltiplicati. Tu mi dicevi che vuoi aprire anche una corrente dedicata all'uso del cellulare. Sì, no, l'ho già aperta, Ecco, l'ho come già si aperta, chiama si chiama questa? la Popularte, è una Popular. cosa simpatica, molto Come bella, funziona? che funziona in questo modo, sono le immagini delle fotografie fatte col telefonino riciclate, cioè riviste, ricorrette, mediante le applicazioni gratuite, devono essere senza dubbio gratuite, che uno ha sul telefonino stesso. Adesso vi faccio vedere prima quest'opera qui, che questa qui ad esempio è una piccola onda, sempre col Ah, transconcettuale, ecco, sì, guardate che diventato, sembra meraviglia, un l'opera di uragano. Gaspare Caramello. Poi ci sono delle cose fondamentali perché queste immagini sono state legate a delle espressioni artistiche, cioè delle prese di posizione contro, ad esempio, il riscaldamento globale. Ecco, ad esempio questa, No Global Warming, questa è un'installazione che ho fatto qualche anno fa, che è girata, è venuta anche a Savona, l'avete vista Sì, una nella vostra volta, conferenza. è una cosa interessante. Invece, se vogliamo andare a vedere sull'arte, la popolare è una cosa che possono fare tutti, che io consiglio soprattutto ai giovani, non è che sia un'espressione artistica che deve dare dei prodotti da museo, queste cose, però deve introdurre chi la fa all'arte. Cioè, io continuo a dire a questi giovani che continuamente sono sul tram, sulle corriere, sono seduti e aspettano qualche cosa sulle panchine dei giardini e continuano a giocare a bolle di sapone col telefonino. Io dico, non giocate a bolle di sapone, non fatevi condizionare su metalleggiare al meglio, diventate creativi. Ecco, un bellissimo Avete messaggio culturale che sta Tante, dando Gaspare. tante applicazioni gratuite
con queste fate queste cose che sono simpaticissime, per far vedere, ecco qui, queste sono immagini che ho scattato nella frazione di Ventimiglia di Grimaldi, fatte tutte con il telefonino, e questi qui sono i risultati. Bellissimo, bellissimo. Quindi tu stai proprio all'avanguardia di queste tecniche evolutive dei mezzi Bisogna sempre tecnologici. studiare. Ecco, quindi tu E però. sei a un punto di arrivo, Gaspare, o secondo te No, si può no, il arrivare punto d'arrivo dopo? non ce n'è, perché purtroppo la vita di venire bisogna sempre essere di Ecco, corsa, però tu sempre. non ti sei fermato all'arte, diciamo, pittorica, artistica, ma ti stai evolvendo anche nell'arte letteraria, non mi dicevi, Gaspare? Ma Cosa stai stranamente sto facendo? vincendo una serie di premi anche nel campo della poesia, che è nata così in maniera abbastanza estemporanea, perché io ho realizzato un romanzo pop collegato con citazioni artistiche, soprattutto d'avanguardia, ma di un'avanguardia legata a quella che è la mia epoca, cioè al 68, il cinema 68, queste cose, da cui ho estratto delle parti, le ho mandate in più dei concorsi così, e ho vinto dei premi, sono cose Complimenti. simpaticissime. Ve ne recito una se vi Sì, siete dai. fatti, eh? Vediamo se la trovo, così ve la recito meglio, se no ve la Interessante. posso recitare anche così. Si Sì. chiama Mucche Viola. Eh? Dì, dì, dì. Allora, e dice: sdentate mucche viola ballano il twist su ingialliti prati d'erba rinsecchita, mentre il sole svanisce nei vapori di gasolio. Cerca, smarrito, la via per Blagoveschansk, il viandante sul mare di nebbia. Forse dovrà chiedere lumi a sbadati mongoli dispersi lungo la via della seta. Bellissimo Gaspare, noi vi abbiamo presentato Gaspare Caramello in questa breve intervista appunto nel nostro programma che si chiama Intervista a misura d'artista, però io prima di salutare Gaspare e fargli i complimenti per tutto quello che fa, vorrei che lui ci dicesse anche tutto quello che ha fatto, tu ti occupi anche di cinema, ti Ma occupi di io mi occupo di sociale. cinema, ho scritto la sceneggiatura di due o tre film che però non mi hanno voluto produrre le varie case di cinematografiche, perché una scusa che non c'erano scene di sesso, che questa è una scusa barbina, ma in realtà per il fatto che erano molto rivoluzionari e molto contro il sistema. Ho vinto un premio della critica con il romanzo, quello famoso Pop, ho vinto diversi premi di poesia, diversi premi letterari, come premio artistico soprattutto ci tengo, e è la cosa che mi gratifica di Bello. più. Nel 2013 ho vinto un premio internazionale proprio come primo premio, intitolato La pace nell'arte, e con quest'opera, che ha vinto questo premio, sono stato nominato ambasciatore per la pace nel mondo. Grande Gaspare, io con questo premio invece che ti Ecco. consegniamo noi vorrei chiudere la tua intervista. Signore e signori, avete percorso 50 anni di cultura grazie a Gaspare Caramello, quindi chissà, magari avremo bisogno di un'altra intervista per raccontare ancora qualcosa di te. Grazie Gaspare. Volentieri, grazie a te.